Buonasera e benvenuti a quest'altra recensione di Recensioni Veloci. Questa sera parleremo dell'Arcade One Up di Street Fighter 2. Eccolo, è arrivato finalmente, quindi faremo un unboxing, vedremo un po' cosa c'è all'interno, come si assembla, perché arriva veramente da assemblare. Chiaramente questa scatola è abbastanza pesante, devo dire la verità, pensavo pesasse molto meno. Andrò a vedere i singoli pezzi e i giochi all'interno. Passiamo all'unboxing. Vediamo un po' cosa c'è all'interno. Abbiamo una busta con... Ecco qua, abbiamo, colpo d'occhio, vedo un alimentatore, tutta una serie di viti. Eccolo qua. I due pomelli dei joystick e altri supporti. Dobbiamo vederlo un po' nel dettaglio. Questo è sempre fa parte dell'alimentatore. Ne ho qua una scatola che potrebbe essere, no, è troppo leggera per essere il display. Poi andremo a vederlo nel dettaglio. Quello dovrebbe essere il display, visto il peso, soprattutto perché è indicato la tensione fragile. Il classico manuale d'uso, vedete, in lingua anche in italiano c'è anche il kit per il montaggio all'interno. E i pannelli, penso, non so se ci siano tutti, ma qua ci sono sicuramente quelli laterali. Bene, sembrano anche ben imballati, andremo un po' a vedere. Questo è poi, come potete vedere, l'altezza del cabinato. Comunque i pannelli sono anche abbastanza pesanti, devo dire la verità, pensavo fossero più leggeri. In realtà, insomma, sembrano abbastanza solidi. Andiamo a aprire tutto. All'interno di una scatola abbiamo l'LCD da 17 pollici, importante questa sigla, ci sarà molto utile quando parleremo del modding in un prossimo video. Indicato, i pannelli sono indicati con le lettere, ci serviranno appunto per il montaggio. Il display, una delle parti più importanti, con le indicazioni un po' come erano i bezel a suo tempo, i vari personaggi, molto molto carino. Abbiamo, questa dovrebbe essere la parte superiore del marquee, con indicato Street Fighter 2 Champ Edition. Proseguiamo. Ecco le istruzioni di montaggio, chiaramente sono molto molto, ma sono chiare, sembrano chiare, ci sono tantissime pagine, cioè 27 pagine, che vi indicano con le immagini, chiaramente in prospettiva, con gli esplosi, esattamente come si montano, sembra estremamente facile. Quindi munitevi di un martello, di un cacciavite, ma io direi anche un avvitatore per fare in fretta. Vedete tutti i vari pannelli con le indicazioni delle lettere per il corretto montaggio. Chiaramente non può mancare la nostra plancia, eccola qua, con i vari selettori. E vedete qua la plancia, appunto, è collegata al nostro display. Qua è tutto un corpo unico, sono le casse, tramite un connettore, un classico connettore qui. Quindi per una eventuale modifica è chiaro che è necessario mettere degli encoder differenti che ci permettano poi eventualmente di poterci collegare con altri dispositivi come per esempio il Raspberry oppure le Pandora's Box. Passiamo subito alla prima fase. Come vedete qua, collegare i perni di legno ai lati del pannello G. Fatto questo, si parla subito di montare il pannello G, cioè la parte inferiore, sui due lati del nostro mini cabinato. I pannelli laterali si presentano con questa struttura appunto in legno, lucidi, molto molto carino, con chiaramente l'indicazione, vedete, Street Fighter 2 Champion Edition, di lato chiaramente l'esagone per poi incastrare chiaramente il monitor, la plancia, insomma il resto. Bene, con le viti in dotazione nel kit B andiamo a bloccare un lato.
è abbastanza semplice, quindi basta anche un cacciavite, a dire la verità. E un lato è a posto. Andiamo adesso a mettere i sostegni, i vari perni, nei pannelli interni. Buonasera e benvenuti a quest'altra recensione di Recensioni Veloci. Questa sera parleremo dell'Arcade One Up di Street Fighter 2. L, molto semplicemente. Ecco qua. E andiamo avanti con l'inserimento dei pannelli interni. Vedete, è il bloccaggio. Come indicato qui, colleghiamo la parte L sulla parte posteriore del cabinato, mentre la parte K sta praticamente a metà e l'altra K è praticamente qua dove c'è l'altezza della plancia, diciamo. Bene, andiamo a fissarlo poi con le varie viti. Mettiamolo in questa posizione che sarà più facile poi per l'assemblaggio. Passiamo al fissaggio, chiaramente andrà così. Ci sono tutte le guide, c'è la scanalatura, ci sono anche le guide, i fori, già, quindi molto molto semplice, per fortuna davvero, il sistema. Anche se non capisco perché ci sia questo gioco che qua non è indicato, però basta seguire, insomma, i fori presenti sul pannello. Ed eccolo qua, siamo già a buon punto. Adesso passiamo a mettere gli altri tasselli di legno sul, dovrebbe essere il marquee, la parte superiore. Niente di più semplice. 1 e 2. A occhio non ci sono pezzi in più, penso che siano, come dire, viti in più o piccoli tasselli in più, mi sembrano giusto contati. Andiamo poi a collegarlo nella parte superiore. Bene, il nostro marquee è montato. Adesso uno dei pannelli superiori, chiaramente anche questo ha un ingresso obbligato, la scritta andrà sicuramente dietro e andiamo a posizionarlo. Poi verrà, si bloccherà chiaramente con l'altro lato del cabinato, che infatti andremo a montare adesso. Questo qua non è proprio semplicissimo, c'è qualche imperfezione sulla pellicola, perché questi pannelli hanno chiaramente una pellicola, c'è qualche bolla d'aria, vabbè. Adesso cerchiamo di capire se riusciamo a incastrarlo così o è il caso di ribaltarlo, ma sarebbe problematico, quindi cerchiamo di montarlo con questa posizione. Bene, adesso con le classiche viti in dotazione andiamo a bloccare il pannello e ormai siamo quasi addirittura d'arrivo. Fase successiva, mettere in piedi il cabinato e incominciare a fissare meglio il monitor, dopodiché poi bloccheremo i vari pannelli. Bene, siamo arrivati quasi alla fine, montiamo gli ultimi pannelli, quelli frontali. Adesso andiamo a montare la plancia e filettare i pomelli. Chiaramente dobbiamo collegare la piattina posteriore che praticamente collega il monitor con la plancia. Dopodiché dobbiamo fissarla, chiaramente collegare l'alimentatore e il gioco è fatto. Passarlo nel pannello posteriore prima di chiudere completamente la parte posteriore del cabinato, che poi andrà chiaramente fissato con le sue vite. Poi eventualmente qua è indicato anche, ci sono dei kit per il fissaggio al muro, ma non è necessario. Passiamo alla fase di alimentazione del nostro Arcade One Up. Passiamo prima a questo fondamentale, che poi andrà anche bloccato. È estremamente semplice. Andremo poi a fissare il pannello e possiamo poi subito accendere e vedere cosa c'è dentro. Ed eccolo qui completato e andiamo subito ad accenderlo. Ed ecco come si presenta il nostro
abbinato con le tre versioni, ovvero di Street Fighter 2 Champion Edition, Street Fighter 2 The New Challenge e Street Fighter 2 Turbo. Nient'altro da fare, scegliere esattamente questi. Abbiamo qua la regolazione del volume, con un selettore che è messo su tre posizioni, quindi non c'è un potenziometro. E qua l'immagine che vi permette, le indicazioni, player, insomma, il fatto chi per chi, tecnicamente chi acquista una cosa del genere, conosce benissimo Street Fighter, chiaramente. Quindi abbiamo modalità muto, medio, cioè insomma c'è una regolazione chissà di che livello. Questo è l'Hack Track Mode, chiaramente. Ma devo dire la verità, pensavo peggio, nel senso che anche tenendo la seduta mi sembrava molto più basso, ma in realtà basta una comunissima sedia, insomma, quindi non stiamo parlando di chissà che cosa. Non c'è niente da dire, Street Fighter 2 rimane sempre un capolavoro, in qualsiasi supporto voi ci giochiate, sempre, sempre un capolavoro. Ce l'abbiamo fatta, nonostante l'età. La schermata principale del nostro Arcade 1UP, spostiamo le nostre amiche Kami e Chun-Li, li vediamo meglio. Il cabinato, i tre giochi a disposizione, come abbiamo visto, Street Fighter 2 Champion Edition, New Challengers e poi Street Fighter Turbo. Nella schermata principale troviamo, a parte le indicazioni appunto dei comandi, poi due cose fondamentali, cioè che tenendo premuto per 5 secondi il tasto del player 1 ritorniamo al menu principale, mentre con il player 2 tenuto per 5 secondi torniamo al reset, quindi alla schermata del gioco, cioè questa relativa alla track mode. Il gioco lo conosciamo. Purtroppo in questo cabinato ho trovato un difetto audio legato, non so se al selettore in particolare o alla cassa, perché ogni tanto praticamente scompare l'audio. Infatti adesso si è abbassato senza nessun motivo. È molto molto basso in questo caso, quindi probabilmente è un difetto, magari un difetto in questo caso del cabinato che ho preso, ma non in generale dell'Arcade 1UP, immagino. Comunque il gioco lo conosciamo benissimo, i comandi rispondono senza nessun problema. È una cosa molto divertente, comunque la resa cromatica è ottima, un bel display da 17 pollici. Andiamo a vedere appunto il comando, come ecco qua, ritorniamo appunto alla track mode, mentre tenendo il tasto premuto per 5 secondi ritorneremo al menu principale. Chiaramente, a differenza della versione Legacy, dove abbiamo a disposizione altre versioni di Street Fighter nonché altri giochi della Capcom come Strider, se non sbaglio, qua abbiamo soltanto questi giochi e va bene, insomma, ci sta. La cosa più importante sarà quando andremo a vedere questa cosa dell'audio, mi fa impazzire veramente il fatto che non funzioni l'audio, ovviamente andrebbe resettato poi da capo, spento e riacceso il cabinato. Andremo a vedere nel secondo video dedicato poi la modifica. Cosa possiamo dire in definitiva di questo cabinato? Comunque si presenta molto carino come il design e le rifiniture, è facile da assemblare, la giocabilità è buona, anche se io soffro sempre questa questione del joystick molto molto corto che limita, quindi qua vabbè, lo risolveremo sicuramente cambiando i tasti, oppure comunque esistono delle sorte di prolunghe che vi permettono di essere filettate nella base, quindi allungare un po' il joystick se anche voi avvertite questo problema. I tasti hanno una discreta sensibilità, sicuramente meglio dei classici che si trovano magari nelle Pandora's Box o cose del genere. La limitazione del gioco è solo sui tre titoli disponibili, ma poco male, comunque c'è la possibilità appunto di moddarlo. È molto compatto, potete metterlo dappertutto, comunque considerando il costo, comunque a mio avviso
è un ottimo oggetto anche di arredo, a dire il vero, quindi comunque in linea generale non è male, il mio giudizio non è così negativo. Chiaramente è necessario fare alcune modifiche se volete renderlo, come dire, speciale, altrimenti comunque se non avete particolari esigenze è sicuramente un ottimo giocattolo, tra virgolette, da avere a disposizione. Per questa recensione è tutto, vi rimando al secondo video che farò prossimamente dedicato alla mod appunto di Street Fighter 2 Champion Edition dell'Arcade One Up.